Infiorata, un evento che coinvolge rioni collinari della zona di Salerno. È un sorriso per i quartieri collinari, sui quali poi interverremo con il piano delle periferie che presenteremo tra qualche giorno. Abbiamo espletato tutte le procedure relative alla gara, sono state portate a termine, quindi si possono immaginare immediatamente un inizio dei lavori appena sarà possibile secondo i termini previsti dalla legge. I progetti saranno raccontati alla cittadinanza con rendering e immagini che faranno capire di che si tratta. E quindi questa infiorata è un ulteriore sorriso per le zone collinari, tra le quali Oliara, che sono tra le zone più belle della nostra città e che vanno valorizzate. È un'immagine floreale suggestiva che ha degli antecedenti nobili, sono più edizioni che teniamo di questa iniziativa e che contribuisce ad un incitamento alla tenuta della città da parte di tutti. Salve, per quanto riguarda quest'anno, anche quest'anno ad Oliara il 2 e 3 giugno faremo questa bella iniziativa di Oliara in Fiore. Il corso di Oliara sarà riempito da tappeti realizzati dai ragazzi di Fiori. Inizieremo i lavori il sabato sera alle ore 20 e continueranno per tutta la nottata e si concluderanno poi la domenica mattina. Per quanto riguarda i materiali che noi utilizziamo tra i vari fiori, oltre 50.000 steli di garofani già prenotati, oltre gerbere e crisantemina, avremo anche altri materiali come dei materiali vegetali. Il tutto si concluderà alle ore 12 quando ci sarà la fotografia di gruppo e sancirà la conclusione dei lavori dell'infiorata. Già dalle scorse edizioni abbiamo riscontrato turisti e visitatori da varie parti della regione, devo dire la verità, e anche da fuori regione, dalla Basilicata 2 anni fa. Un evento del genere è difficile organizzarlo? Quanto è difficile promuoverlo? Beh, ci sono 6 mesi di lavoro dietro, si parte da gennaio e si arriva poi ovviamente a giugno, a maggio, a seconda della data del Corpus Domini. È un po' difficile perché bisogna portare avanti un po' di cose, quindi parliamo dei disegni, delle opere poi da riprodurre, dobbiamo capire le quantità ovviamente dei materiali, dei fiori, del materiale poi vegetale di cui c'è bisogno. Quanto tempo ci vuole per realizzare una delle tante opere che vediamo ogni anno? Possiamo dire che ci vuole una nottata intera, dalle 8 di sera fino al mattino successivo, quindi almeno 12 ore, almeno. In una parte bella, alta della città, che guarda tutta la città e che in qualche modo coinvolge tutta la città. Ed è un appuntamento esattamente, principalmente spirituale, perché fondamentalmente anche attraverso quello che è tutto il segno della bellezza, dei profumi, della creazione, però poi ecco, si arriva alla bellezza del bello, del creatore, e in quella forma straordinaria che lo stesso Gesù ci ha dato della sua presenza viva e vera nell'Eucaristia. Quindi è la creazione che si mette a servizio del creatore. Sicuramente la comunità di Oliara è impegnatissima per realizzare qualcosa che serve a tutta la comunità, non solo quella di Oliara ma di Salerno, ed è impegnatissima soprattutto in lavori che coinvolgono anche dal punto proprio di vista delle relazioni umane, amicali, un rinsaldarsi anche dei rapporti, quindi serve tanto anche a creare comunità questo evento.